Buongiorno, oggi un tutorial di San Valentino. Volevo farvi vedere come fare un ciondolo a forma di cuore con all'interno incastonato un cristallo. Allora, per realizzare il nostro progetto avremo bisogno di un filo di metallo da 1 mm, visto che questo l'ho fatto color rame. Adesso utilizzerò il filo color argento, un filo di alluminio più sottile, questo da 4 mm, sempre color argento, le pinze a punta piatta, la tronchesina, i cristalli possono essere anche tondi, non è necessario che siano a forma di goccia. Una cosa cilindrica, questa avrà un spessore penso di 1 cm, e una chiusura a moschettone. Allora, io ho già tagliato 12 cm di mio filo in alluminio, adesso andrò a piegarlo, rincurvandolo leggermente, piano, altrimenti si faranno dei angoli, facendo però attenzione che una punta del filo sia leggermente più lunga all'altra e vado a piegarlo in circa a metà. Piego, piego sempre di più. Mi vado ad aiutare con la pinza a punta piatta. E lo vado a schiacciare. In modo che i due fili si tocchino. Quindi vado a creare proprio una punta sottile sottile. Ok? Così. Ok. Questo è il risultato. Ora lo apro leggermente. Questo modo prendo il mio attrezzo cilindrico e vado a piegare un lato, modellandolo col dito leggermente, questo modo intorno al cilindro. Ok, così. Adesso facciamo anche l'altra parte. Vediamo. Facendo attenzione che i semicerchi siano uguali. Ok, uno e due. Adesso dobbiamo dargli una forma un po' tondeggiante, quindi vado a modellarlo un po', sempre con l'aiuto del mio cilindro. Uno. Dovete fare l'altro che aiutarvi con le dita. Ok, anche sui bordi. Così. Poi giustamente è una cosa un po' soggettiva perché. Ok. Più o meno ci siamo. Quindi andremo a creare un cuore. Vedete qua i bordi si incontrano e questo qua è un po' più lungo, quindi noi più o meno ad altezza di 7 mm l'andremo a piegare verso l'interno. Ok? In questo modo. Piego un altro pochino, così, e abbiamo il nostro cuore. Adesso prendiamo il nostro filo da 4 mm e dobbiamo fare un'operazione. Quindi in pratica dobbiamo prendere il nostro cuore,
Lasciamo un pezzettino di filo, più o meno così. Lo teniamo qua e cominciamo ad avvolgere. Quindi facciamo questa operazione qua, entriamo dentro al cerchio, un po' come per fare gli orecchini indiani, no? E avvolgiamo più o meno a questa distanza qua, in circa 1 mm, e così tutto in giro. Allora, io mi sono portata un po' avanti. Quando arrivate dall'altra parte del cuore, quindi avete fatto tutto questo pezzettino, arrivate più o meno sulla cima di questo cuoricino qua, da questo lato, dovete fare una cosa. Vi infilate il vostro moschettone. Ok? In questo modo. E continuate a avvolgere il filo. Con il moschettone su. Ok, andiamo avanti. Allora, quando arrivate fino a questo punto, praticamente più o meno la distanza che vi è avanzata, dovete riunire due parti in questo modo, praticamente le accavalcate, e lavorare intorno. Sempre come prima, però con due parti unite. Ok? E andiamo fino alla fine. In questo modo. Arrivati qua, giriamo il filo. Lo pieghiamo verso il lato filo che avanza lo semplicemente giriamo qualche volta intorno verso interno e tagliamo con la tronchesina. Così non dà fastidio sulla pelle, per esempio. Con il filo che ci è avanzato, lo cominciamo ad avvolgere. Quindi andremo così e dietro. Cambiamo la posizione, così, indietro. Ok? Così, indietro. Così, indietro, così. Poi se vedete che non si ferma, lo passate da dentro e lo fermate voi, semplicemente perché così non scappa. Ecco, fate questa operazione qua, così. E anche da questa parte, ok? Adesso qua mi è finito il filo, quindi vado a fare l'operazione di prima, quindi vado a incastrarlo all'interno, faccio qualche giro prima. Per non lasciare i fili all'esterno, che possono essere anche pericolosi. Quindi noi lo andiamo a spingere verso interno. Possiamo aiutare con il dito e tagliamo il filo in eccesso. Prendiamo dell'altro filo, prendo l'altro filo e lo fisso in qualsiasi punto del cuore, quindi vado a fissarlo per esempio qua. Facendo sempre attenzione che non dia fastidio poi una volta indossato. Mi aiuto con la pinza a girarla intorno, così.
Posso anche incastrare l'interno in questo modo. Ok. Ora cosa dobbiamo fare? Visto che ci è rimasto questo spazio libero, prendiamo il nostro cristallo. Io prendo questo qua rosso e lo inserisco all'interno. In questo modo, ok? Lo posiziono un po'. Posiziono un po' e continuo a lavorare intorno, quindi vado qua. Vado al centro, di nuovo qua. Facciamo la gabbietta per il nostro cuore. Ok. Allora, ogni tanto vi consiglio di passare il filo direttamente dal centro, passate da alcuni punti del centro del lavoro per bloccare, no? Anche qua, passate dal centro, così siete sicuri che non si snoda una volta. Ecco, qua c'è per esempio un filo libero. Andate da questa parte. E fissate da questa parte. Dentro e lo fissate in questo modo. Ok, perfetto. Dietro è così, dove c'è uno spazio un po' libero, diciamo, lo spingete. Adesso il cristallo non scappa più perché è incastonato dentro. Allora, adesso ripassiamo un po' intorno il filo per assicurare il lavoro. Portiamo filo di metallo all'interno del vostro lavoro. Fate 2 o 3 giri in questo modo. Okay. Poi quando è all'interno lo tagliate con la tronchese, in questo modo qua. Vedete che lavora un po', i fili sono un po' sporgenti lì. Li tirate dentro. Potete un pochino modellare anche alla fine con le dita. Tanto non succede niente. Allora, il nostro cuore è finito. Vedete che effetto molto carino? Adesso poi qua potete anche aggiustare un po' la punta. Ok, all'interno c'è questo cristallo color rosso. Come ho detto, qua se c'è qualche filo lo potete leggermente tirare, tanto non succede niente. È molto molto semplice, però a me piace molto. Poi c'è anche questa versione in rame, vedete? E secondo me può essere molto carino come portachiavi, oppure anche montato su una catenina. Adesso facciamo una prova. Questi sono i nostri cuori. Va bene, io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un pollice in su.
Vi invito anche a visitare la mia pagina Facebook Favoliziosa. Proprio se andate su Facebook, scrivete Favoliziosa, mi trovate. Sono anche su Instagram, l'indirizzo trovate nel box informazioni, anche sul mio blog personale, dove dopo metterò le foto di questi cuori. Va bene, io e i miei cuori vi salutiamo, vi auguro buon weekend, non credo che ci sentiamo prima qua su YouTube, vi auguro un bel San Valentino. Ciao!